siamo giunti alla terza era, terza e ultima era, dopo che Ragnarok ha praticamente distrutto gran parte delle regioni. Il clan del lupo sta sterminando senza sosta e senza pietà. Il clan dell'orso è praticamente inesistente in quanto gloria, perché non sta accumulando nulla. Il clan del serpente infimo e oscuro in realtà si sta portando avanti e ha accumulato più gloria di tutti quanti, mentre il clan del corvo, è morente ma con gloria. Dunque, la situazione prevede che io ottenga il corno del primo giocatore, il clan del corvo si vota ad un'impresa. E già? Aggiungo una miniatura qui. Saccheggio Yggdrasil. Per chi non lo sapesse, saccheggiare Yggdrasil significa dichiarare una guerra estrema, perché all'interno di Yggdrasil non c'è un numero massimo di miniature. Ebbene, io mi faccio i miei. Il clan del corvo entra in guerra. No, scherzavo. Dichiara il saccheggio. No. Come no, hai appena detto così? No, sta saccheggiando Yggdrasil. No. Cioè non combatti? Ah no, scusa, no. Cosa? Io non combatti, hanno tutti paura. Ho sbagliato. Hai paura del grande lupo? Sei così debole. Sono più debole. Sono più debole. Yggdrasil è stata ufficialmente saccheggiata. Tutte le statistiche sono state aumentate. Il grande lupo è potentissimo. Farei una miglioria guerriero. Maestri d'armi, ogni tua coppia di guerrieri in una provincia ha forza totale pari a 6. Entro gratuitamente. Ma tu hai giocato? No. Chi hai giocato? È entrato con uno? Ah, Giuseppe. Ma che c***o io non ma perché devi parlare? Ma allora no, io non sono entrato con niente. Allora sì. Gioco il soldato di Hell. Non ha costi in furia per azioni di invasione o miglioria. Dichiaro saccheggio. Partecipi al saccheggio? No. Bene, il clan dell'orso conquista la sua provincia, guadagna punta statistica nella gloria, ma non ottiene gloria. Non ottengo mai gloria. Non hai combattuto. Sei lento. Entro in guerra, evoco una creatura, un gigante del gelo. No! Mamma mia. Gigante del fuoco e gigante del gelo. Signora degli elementi. Entrambi i giganti sono entrati in battaglia al servizio del clan del lupo. Se vinco un saccheggio col gigante del gelo ottengo la doppia ricompensa. No, ma fai con calma. Sì, tanto non siamo in guerra. No. Ci speravo, ti raggiungo. Cioè, voi state praticamente governando l'intera Yggdrasil. Ah no, scusa, devo mettere qua. È mio? No. Sei diventato padrone del gigante del gelo! Grazie per questo magnifico dono, mio re. Io dichiaro saccheggio. Difendo. La flotta del clan del lupo decide di entrare in guerra contro il clan del serpente. E battaglia sia! Furia di tiro. Furia di tiro, un bel più 6, passa 8. Tradimento di Loki. Se perdo la battaglia, rombo le gloria. Beh, decisamente perso la battaglia. Viene distrutto tutto l'esercito del clan del serpente. E il clan del lupo ovviamente ottiene un'ennesima gloria. Ragazzi, ormai non c'è praticamente nulla da fare. C'è più partita. Il clan del lupo e il clan del serpente si stanno dando battaglia. I nostri due poveri clan, alleati tra l'altro. Alleati e perdenti. Perdenti, non stanno vincendo. Tocca al clan del corvo, che entra con il suo capo a Masfelein. Spendo una marcia, vengo qua a Yggdrasil. Al momento il clan dell'orso ha deciso di invadere il Yggdrasil e combattere contro il clan del lupo, che ricordiamo ha un gigante al momento. Due, sì, ma ne ha uno su Yggdrasil. Perché c'è questo? Un gigante. Voglio partecipare. Oh, oh, oh. E guerra sia. Vieni. Ah cazzo, quindi una battaglia! Ha occupato tutto, io non posso più andare lì, quindi. No. Ah, questo mi ha fregato. Eh sì, te per distruggere il gigante del gelo. Avanti, clan dell'orso. Battaglia sia! Maglie di tir per il clan dell'orso. Ha distrutto il gigante di ghiaccio. Il clan dell'orso ottiene gloria infinita. Aspetta. Perché non avevo pensato il fatto che non potevo ricambiare gli altri. Hai perso. No. Hai perso. Un applauso. È stato gloriosissimo, via il gigante. Ottieni una furia, 10 glorie. Da 12 vai a 22. Non aspettavo. Ti sta un po' bene. Ha distrutto così un gigante del gelo, come se nulla fosse. Sono fiero di ciò che ha. Io gioco un guerriero. Chi? Una furia. Valeria invade doppio, come sempre. Io pago una furia e invado con il mio elfo.
la provincia di Muspelheim. Io levo una furia e marcio su Yggdrasil con il tutto il tuo esercito. Eh sì. Saccheggio. Valeria attenta al saccheggio a Elvagar. È il primo saccheggio che riesco a vincere. Ottiene un corno e raggiunge la leggendaria della statistica corni. E il clan del corvo ufficialmente saccheggia Muspelheim. Muspelheim, partecipa. No! Io adoro Stefano perché è lanciatissimo, veramente. Battaglia sia! Supremazia di Thor, annulla il testo della carta rivelata. Cos'è? No, non è che puoi cambiare carta così, oh! Hai cambiato... No, ho cambiato carta! Il clan dell'orso cambia carta! Non ho cambiato carta! Il tuo lurido carino, fame, viene dato al clan del lupo per essere torturato e poi mandato al Valhalla. Ottengo 6 glorie, 6, in più ottengo un'ascia. Dichiaro in saccheggio a Yggdrasil. Non puoi, l'ha già saccheggiata lui. Ma che palle! Attenzione, inizia la modalità battaglia. Non c'è in più nulla da saccheggiare, quindi bisogna picchiarsi. No, bisogna picchiarsi e basta. Il clan dell'orso vanta 6 punti attualmente a Yggdrasil, mentre il clan del lupo 9 punti. Battaglia sì! Giudizio di Odino. Ottieni 2 di gloria per ogni miniatura distrutta in questa battaglia, comprese le tue. Ascensione di Thor, più 1. Se vinci la battaglia ottieni 3 furie e 3 glorie. Il lupo vince la battaglia. Tuttavia, il clan dell'orso ottiene 8 glorie. 7-8. Il clan dell'orso si avvicina alla gloria del clan del corvo. Io prendo 10 glorie. 7-8-9-10. Più altre 3 glorie. 2-3. E 3 furie. Cazzo. Scusa, allora gioca solo te. Hai perso. Tocca a te. Devi fare attenzione. Muoviti. Guarda che. E adesso entro in guerra io. Tocca io. Mi voto a un'impresa. Azione di movimento, mi sposto da qui. Con i suoi guerrieri. Utilizzo una furia per evocare un guerriero su Mafre. Faccio una miglioria clan. Ottieni 3 glorie per ogni tua miniatura che ritorna dal Valhalla. Sì, ma usala sta furia. Ma guarda, io non ho capito, ma tu le stai pagando i tuoi costi in furia? 1, 2, 3. Tocca a Jacopo dei Forca Miseria. Metto tra l'altro il link in descrizione, il loro disco, che non è male. Oh, grazie. Miglioria clan. La conquista di Thor, ovvero alla fine di ogni partita ottengo 3 glorie per ogni cosa che c'è sul tabellone di mio. Cosa a dire? Guarda, imponente del cazzo, vuoi te? Io uso una furia e invado qua. Fra un po' parte attenzione. Una guerra. Attenzione! Uso una furia e invado questa provincia. Metto in campo il mio... Attenzione! Attenzione! La gloria! Gloria. Il clan dell'orso evoca il serpente marino. 3 furie. 1, 2, 3. 1. Che code, No, giusto. No. E finisce qua il turno definitivo per il clan dell'orso che non può più fare azioni. Non può più fare azioni, di conseguenza morirà malissimo. Evoco un altro guerriero. Io con la mia Valchiria dichiaro un saccheggio che non si può più fare là. Mi affronti? Sì. Arius Sirius Black, combatti. Ti tieni indietro con tutta sta roba che c'hai qua. Sei così debole. Sei così... bello! Succoso! Jacopo! No, perché potrei spostare grande forza. Riposta spostare grande forza. No. Niente, non capisco. Ma nessuno vuole giocare con me. Utilizzo una marcia per spostare il mio capo con le mie creature su Yggdrasil. Yggdrasil. Mi voto. Non ho preso. Ma già che ci sono, forse conviene, me la faccio anche io. Altra impresa per Valeria. Utilizzo una marcia per spostare il mio ultimo soldato a Yggdrasil. Un altro guerriero. Io saccheggio là. Combatti! No, no, nessuno interessa in questo momento qua a combattere. Vigliacco, combatti! Volevo venire a combattere con me? No. 8, 9, 10, non posso mettere più. È tutta la mappa, che c***o è. Quello lì è 2. Comunque ti presto le mie. Dai, vengo io. Ti presto combatto le mie. Con quei 2 che sono lì. Battaglia! Veleno di Loki. Se perdi la battaglia, le carte rivelate del vincitore e mettile nella tua mano. Prendi le carte rivelate. E io uso... del vincitore. Che figata. Ottava volta in questa partita il tradimento di Loki. Sì. E un 6 proprio 0. E se perdo la battaglia, rubo 2 glorie al vincitore. La Valchiria ufficialmente muore. Io vado avanti di 10. Ah, perché tu hai da fare che raddoppia? No, perché
Che io ho 10 glorie in battaglia. 8 glorie, che 10? Ah sì, scusa. Sono 8. Chissà quanto volte sei prima, andato avanti. Anche prima hai fatto 10 per la battaglia che hai vinto. È un parrone, lui parla. È stato lui, è stato lui. Vai. Tocca a me. Vai. Qua verrà sancita definitivamente la fine del clan del corpo. Dichiaro battaglia a Yggdrasil. Chi partecipa? No. No. Mi siete degli vigliacchi, sì. No. Ma che vigliacco! Combatti o non combatti, Jacopo, sì, di porca miseria. Aspetta che ci sto ragionando. Dai! Cazzo. No, non combatti. Combatti! Io ho dichiarato guerra al clan del lupo, Jacopo dei porta miseria. Wow. Che vigliacco! Io mi voto in impresa, va? Ok, accetto. Attacco Yggdrasil. Accetto. Ti regalo un'ascia, l'accetti? Vai. Battaglia sia! Tradimento di Rocchio. Castigo di Tyr. 18 punti di potenza sulla tua faccia. E io ne rubi a lui. Io ne ottengo 4. Eh sì, 2. Ma? Eh sì. Però sono il regnante su Yggdrasil. Ah. Vai. Vai. Io mi voto in presa. Passo il turno. Che faccio? Non posso fare niente. Boh. No. No. Tu non sei stato zitto e adesso ne paghi le conseguenze. Sudicio mezzo sangue. È semplice. Faccio un po' quel cazzo che vuole. Io mi voto in presa. Tanto le butto tutte quante lì. Attacco il clan del lupo. Tu ne so che tu vuoi giocarti qualcosa di stranissimo. Voglio solo morire con gloria. Fatina. Che lui sarebbe bene con un vestitino da principessa. Che ti dico. Bravo. Ha scelto di combattere. Ecco, che bella mischia. Ma sì, attacchi, lo so, combatti già. Fai mischia. Dai, mischia, mischia. Anche con quelli là. Quelli davvero? So già che tiri fuori una qualche carta. Attenzione. Tanto lo so già che vado a perdere. Ma figurati che vai a perdere. Come fai ad andare a perdere? Fai. 19 contro 13. Che la battaglia abbia inizio. Tradimento di occhi. Castigo di Tyr più 5. Più 5. Porta me a 18. Tuttavia è diverso. Lo sguardo di Endal mi salverà. Perché posso giocare questa carta dopo che tutte le altre carte battaglia sono state rilevate. Più 3. Ma che figata lo sguardo di Endal. Che ce n'è un altro. Ce n'è altre tre. È stato glorioso. È stato molto bello. È stato glorioso. Il mio esercito va al Valhalla definitivamente. Una marcia paga la furia. Paga la furia. Una marcia. È così. Dov'è? E anch'io invado Massalena. Gioco il signore delle asce. Se saccheggio col K prendo doppio, ma tanto. Tanto ormai hai vinto. Non c'è niente da saccheggiare. Buongiorno. La sposto ancora una lì. Ok. Una furia e invado. Ti piace quella? Punti su questa? No, vuole impadronirsi di un'intera regione. Ho mosso tutto lì, ho finito le mie furie. Oh, finalmente. Tocca Valeria! Ridi. Ma che c***o ridi? Ma non ho capito. Hai da ridere. Tolgo. Perché Luna mi ha dato un imperativo. Tocca Valeria. Io tolgo il dominio di Loki e mettere il trono di Odino. E raddoppia la ricompensa in gloria delle imprese che porto a termine nel caso ce la facessi a farne almeno due. Perfetto. Figata. Bravissimo. Io uso una furia. Vado qua. Un'altra furia. E in vado. E abbiamo concluso gli ultimi turni anche della terza era e tra pochissimo arriverà il Ragnarok. Sono il primo giocatore, di conseguenza il primo cavaliere. Sono cavaliere. Il primo che concluderà la sua impresa. Vai. Morte gloriosa. Devi avere almeno 4 miniature nel Valhalla. E ce le ha. Per ottenere 11. 11 e una statistica in più. 7, 8, 9, 10, 11 più 10 per la prima leggendaria e 10 per la seconda leggendaria. E io che speravo di battere. Io ho soltanto una leggendaria. 8, 9, quelli che 10. Sono nel Valhalla. Dopo. Jacopo, rivela la tua impresa. Forza più alta su almeno una provincia gialla. E guadagno 9 e salgo di una statistica. Seconda impresa. Yggdrasil. Va. Forza più alta. In più ottieni 60 punti. Veramente mi hai doppiato. Aspetta. Valeria, le tue imprese. Devo avere una forza più alta in almeno una provincia blu. 9 punti. Più il doppio. Vai, 9, 9, 18. Io non voglio essere doppiata di nuovo. Vai. Per favore. Devo avere almeno 4 miniature in Valhalla. 11, 11, 22. Devo avere la forza più alta in almeno una provincia grigia. Direi che c'è. Ma. 9, 9, 18.
devo avere di nuovo il numero più alto sulla provincia grigia. Sono stato doppiato due volte. Ha superato Yakuza. Sì, anche Yakuza. La fase finale della terza era di Blood Rage finalmente è giunta e scopriremo chi morirà con immenso valore e con gloria copiosa. Attenzione! Il Ragnarok piomba ufficialmente su... Roda, la mia, boom, un solo guerriero morto nel grande corvo che muore con gloria. Capite? Cioè, grande, sì, ho ottenuto sì. 4 punti, grazie. Un Ragnarok incredibile, un Ragnarok gloria, glorioso, magistrale. Quindi adesso tutte le miniature ritornano dal Valhalla. Grande l'orso. Ma ritornano dal Valhalla. Grande l'orso, cioè, quanto tiene? All'ultimo giro. Per ognuno. E lì si finisce la mia corsa. Grande l'orso, ma non la glorificato. No, non sono stato glorioso. Io 2 per ogni. E lupo, se vuoi vincere. 27, sono a 58 più 27. 78, 85. Secondo posto. Valeria, la merchandiser dei The Seed, si guadagna la gloria infinita a Blood Rage. Senza combattere. Senza combattere. E ha perdendole tutte. Senza praticamente. Non ha combattuto. Senza praticamente combattere, incredibile. No, io sono perse tutte. No, le ha solo perse. Valeria vince ufficialmente il corno. Porta il idronele di Montelago Celtic Festival. E noi vi ringraziamo per aver partecipato, per aver seguito questo fantastico, più o meno deludente da parte mia. Ringraziamo il nostro caro Stefano, combattente di Gemina XIII e merchandiser dei The Seed, il nostro caro ospite Jacopo dei Folca Miseria. Se vi è piaciuto il gioco lo trovate anche qui nei link in descrizione, per i link di Amazon, link Asmodee. Per seguire i The Seed iscrivetevi, cliccate sulla campanella. Ci vediamo presto. Gloria a voi, gloria a voi, che possiate avere la dire, gloria di Valeria, cioè, la perseveranza di Stefano e la barba, la di fortuna Jacopo. Di Jacopo e basta.